Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui, di aver accettato l'invito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, perché per questa Accademia oggi è una giornata storica. Grazie alla generosità di un grande mecenate, la baronessa Lucrezia De Dovizio Durini, che è qui con noi, grazie di essere qui e io farei un applauso. Grazie al suo lavoro e grazie alle sue intuizioni, questa Accademia da oggi può offrire agli appassionati, agli studiosi, ai cittadini, al territorio abruzzese e non solo, un'opera importantissima di un grande maestro dell'arte contemporanea, Joseph Beuys. E questo è un onore per tutto il territorio, non soltanto per questa Accademia. E da qui si riparte per lasciare acceso il faro su questa grande personalità di artista e di pensatore. Oggi però l'Accademia vuole anche dire grazie in un altro modo alla baronessa, e questo è il momento in cui appunto l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila vuole dire grazie al lavoro della baronessa Lucrezia De Dovizio Durini. Non dico più, perché voglio che siano i protagonisti di questa bella storia a parlare e a raccontare quello che è successo e quello che succederà nei prossimi giorni all'Accademia dell'Aquila con Joseph Beuys. Il presidente dell'Accademia di Belle Arti, Roberto Marotta. Buongiorno, grazie di essere intervenuti, è sicuramente una giornata importantissima per la nostra Accademia. E soprattutto un segnale importante per i nostri studenti che hanno l'opportunità di vivere nel corso dell'anno tante esperienze, e questa è forse una delle più importanti dell'ultimo anno accademico. In occasione della seconda edizione della mostra Eremi abbiamo avuto la fortuna di incontrare una grande appassionata di arte, la baronessa De Dovizio Durini, che ha apprezzato il lavoro che ha portato avanti l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila con quella bellissima iniziativa della mostra Eremi. L'Accademia svolge la propria attività all'Aquila, ma diffonde le proprie iniziative su tutto quanto il territorio regionale. E devo dire con un ringraziamento particolare al direttore Marco Brandizzi, ai nostri professori, in particolare al professor De Leonibus, che si è fatto come dire, portavoce delle attività della nostra Accademia, essendo particolarmente vicino alla baronessa e coinvolgendo quindi la baronessa stessa con le opere di Beuys nella mostra Eremi, in particolare nell'Eremo di Rocca Morice. Da questa iniziativa e da questa frequentazione è nata un interesse reciproco per l'arte, sia per la valorizzazione anche sul nostro territorio del grandissimo spessore artistico di Joseph Beuys, e anche per consentire alle nostre la nostra cittadinanza di poter apprezzare le opere di Beuys. E la baronessa ha ritenuto, e la ringraziamo sentitamente, di consentire all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila di poter esporre una mostra permanente. Le opere di Beuys sono conservate in Bolognano e hanno una attenzione particolare per la difesa della natura. Ora mi è venuto spontaneo questa notte mentre pensavo come Beuys sia venuto a interpretare questo suo filone artistico in un territorio particolarmente come dire, gratificato dalla presenza di ambienti naturali straordinari. Nel caso specifico la nostra provincia, sulla nostra provincia incidono tre parchi nazionali.
quindi c'è un, come dire, un filone che unisce le opere di Beuys con il territorio nel quale ha dedicato gran parte della sua vita in Bolognano, e noi ringraziamo di nuovo particolarmente la baronessa, perché lasciare questa opera permanente di Beuys presso la nostra accademia costituisce per noi un fiore all'occhiello. La baronessa ha svolto molteplici attività nel corso della sua vita, e io ho avuto modo di dare uno sguardo ad un corposo volume sulle iniziative portate avanti in tutti quanti i più importanti musei del mondo, in particolare per le attività che ha svolto a Parigi, per quelle che ha svolto a New York. Noi ci sentiamo particolarmente gratificati perché una piccola accademia ottiene questo grande riconoscimento, ma come diceva la baronessa, noi siamo piccoli ma siamo sicuramente sensibili allo sviluppo e alla conoscenza dell'arte sul nostro territorio, e vogliamo soprattutto offrire delle opportunità ai nostri giovani perché riescano a percepire che la frequentazione della nostra accademia apre loro una visione importante a 360 gradi per tutto il loro futuro, nelle loro attività artistiche, nelle varie discipline che si insegnano in questa scuola. Oggi noi abbiamo deciso di dedicare alla baronessa Lucrezia Durini De Domizio un diploma honoris causa in arti visive. Sarà quindi questo il momento culminante di questa mattinata, e ne siamo particolarmente felici ed orgogliosi di aver assunto questa iniziativa. Devo dire che un ringraziamento particolare devo rivolgere anche alla fondazione della Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, che ci ha sostenuto nelle varie iniziative, in particolare con l'iniziativa di Eremi, e ci consente diciamo nel corso dell'anno, attraverso un supporto finanziario, di svolgere tante attività che torneranno utili a vantaggio dell'Accademia, ma soprattutto degli studenti. Ringrazio quindi il professor Maccherini per aver voluto prendere parte a questa nostra iniziativa, e concludo dando la parola al direttore Marco Brandizzi. Presidente, siccome abbiamo, grazie, un piccolo problema con l'audio, tra l'altro che rientra in telecamera perché stiamo facendo la ripresa di tutta la cerimonia, proviamo a vedere se magari senza microfoni si sente. Non parlo mai con il microfono. Ah, allora è dei nostri, la baronessa, abbiamo risolto. Vediamo senza microfono se non abbiamo più questo rientro fastidioso, e vediamo come si sente. Direttore Marco Brandizzi. Ringrazio di essere venuti a questo evento che per noi è una fondamentale tappa nella costruzione dell'Accademia, che vuole essere un presidio, un punto di riferimento per la ricerca delle arti visive. Più che un obiettivo è una missione quella che noi ci siamo posti. L'Accademia per noi è il luogo dove si produce poesia, dove si studia il passaggio da una immagine mentale, che è già espressione artistica, alla costruzione di un'opera che forse diventerà un'opera d'arte. È il luogo dove si studia come si trasferisce il pensiero nella materia, anche quella che in filosofia si chiama sostanza immateriale, quindi materia non materia, la materia metafisica. Per questo nella nostra istituzione accompagniamo la didattica con molte iniziative per verificare, direi in laboratorio, questi concetti. Eremi Arte, e questa installazione che voi vedrete è frutto anche della collaborazione degli studenti. Gli studenti, installando l'opera, stanno verificando effettivamente che cosa significa arte contemporanea, che cosa significa effettivamente costruire un'opera. Tra le tante iniziative che facciamo, appunto, come sapete, c'è Eremi Arte, e proprio all'interno di questo progetto che è nata la proposta che ha portato la baronessa Lucrezia De Domizio Durini a donare, e di questo le siamo veramente onorati, un'installazione che comprende il pensiero, scusate ma sono emozionato perché per me è veramente un evento importantissimo, il pensiero e la documentazione. Idea in greco significa visione,
ed è questo che noi cerchiamo di insegnare ai nostri studenti. È un gesto molto importante, unico, che dà prestigio alla nostra istituzione ed è per questo e soprattutto per lo straordinario lavoro che ha svolto Lucrezia Di Domizio Turini all'interno del panorama artistico internazionale che le vogliamo appunto donare il nostro diploma in arti visive di secondo livello. Non è un diploma, si dice honoris causa, in realtà è un diploma vero, reale, perché la baronessa ha lavorato e ha gestito veramente eventi che hanno fatto parte della storia dell'arte contemporanea. Per noi questo è un tassello importantissimo effettivamente nella costruzione, dicevo, della nostra istituzione, della nostra anche in parte utopia, direi. Andremo avanti e metteremo altre opere di altri artisti, cercheremo cioè di fare di questa Accademia un'istituzione che fa arte contemporanea. Spesso, purtroppo, tra le tante istituzioni che noi abbiamo, questo aspetto è diventato purtroppo secondario, cioè si fanno corsi di ogni tipo, ma ci si interessa poco di questo aspetto qui. Non partendo dal presupposto fondamentale che essere creativi significa saper anche ragionare, saper razionalizzare, sapere in qualche modo incorniciare il pensiero all'interno di un perimetro e poi confrontarsi con la realtà, perché trasformare un pensiero, come dicevo prima, in un'opera significa confrontarsi effettivamente con la realtà, con la materia. Allora a quel punto il risultato sarà un risultato anche diverso, non solo il risultato del pensiero dell'artista, ma pensiero del rapporto tra l'artista e gli altri e effettivamente la materia con cui è costruita l'opera. Diceva Beuys, ribaltando un luogo comune che appunto diceva meglio soli che male accompagnati, lui diceva meglio male accompagnati che soli, dando un valore alla relazione importantissima, un valore che ancora adesso è ancora più importante, una società dove effettivamente la coscienza collettiva in qualche modo ha avuto una sorta di regressione. Quindi io veramente ringrazio la baronessa per tutto quello che sta facendo, che ha fatto per noi e che spero continueremo ovviamente anche con l'installazione di un piccolo giardino di Beuys all'esterno appunto dell'Accademia. Quindi veramente grazie. Molto emozionante per tutti noi, sicuramente anche per il professor Enzo De Leonis questo è un momento emozionante, perché tutto questo, come ha detto il Presidente in apertura, nasce da Eremi Arte, dal lavoro che si è fatto anche con Eremi Arte. Professore. Grazie. Ma questa mattina stavo pensando ad una creatura umana nel mondo e il mondo in una creatura umana. Credo che l'avventura di Lucrezia Di Domizio Turini nel mondo sia stata di un'importanza notevole. E io non credo alle coincidenze occasionali, io credo allo scavare profondo, agli incontri cercati, alla forza, all'energia, l'adoperarsi quotidianamente nel lavoro. Dico queste cose perché siamo abituati a vivere un mondo all'interno del glamour. È il lavoro quello profondo, costante, solido, molte volte non si riconosce. In prima fila mi emoziona Sarmiento. Per un motivo molto semplice, perché è anche una figura che ho visto in tutte le occasioni dove poi si rappresenta. Come nasce un'avventura umana? Un'avventura umana intanto nasce per posizioni e Lucrezia ha scelto
sin dall'inizio, sin dalla sua educazione, una posizione nel mondo. Scegliere una posizione significa nutrirla e arricchirla ogni giorno. Ora noi parliamo principalmente del binomio Beuys-Lucrezia di Domizio, però questa cosa va, come dire, un po' oltre. Lucrezia nasce come grande animatrice culturale. Se nel mondo si poteva parlare dell'Abruzzo, di Pescara, Lucrezia è quello che rappresentava questa opportunità. Lei inizia nella casa Lucrezia de Domizio, nella Pineta di Pescara, e fa mostre straordinarie. Quindi, come dire, direttamente affronta il contemporaneo nelle punte più avanzate. Penso alla casa di Pescara, perché lì arrivano le prime anche grandi mostre, lì arrivano i giovani artisti, da De Dominicis a Cunellis, Spalletti, poi ne dimenticherò tantissimi. Lì arriva la prima mostra, ad esempio, di Warhol. Poi credo che, come tutte le avventure umane cercate proprio sulla Terra, tutta l'energia che noi mettiamo nel nostro lavoro a volte ci premia anche con degli incontri necessari, voluti, cercati, conosciuti. E l'incontro del 71 con Beuys credo che sia, come dire, folgorante sul lavoro e sul nuovo modo rivoluzionario realmente di intendere l'arte. In questo incontro si sposano due grandi energie, quella della baronessa Lucrezia di Domizio, quella di Beuys, e quello del marito Bubbi Durini, a cui vorrei dedicare un applauso. Andare nella profondità delle cose. Beuys lo fa, Lucrezia lo fa. E lo fa principalmente non per stare all'interno del glamour o del business dell'arte, ma lo fa perché vede che in questo lavoro c'è il futuro del mondo. Cioè è un seminare delle perle, dei semi fecondi. Non era facile. Non era facile perché, voglio dire, non è vero che tutti potessero respirare quest'aria. E, se vogliamo, era anche un mondo di privilegio, di appartenenza. Guardare lontano significa avere anche il fiuto, la sensibilità, la tenacia di capire le cose. In questo la baronessa ha avuto uno sguardo lunghissimo. Lunghissimo perché oggi, più che negli anni 70-80, riparliamo di Beuys quasi come una necessità nel mondo, per elaborare, per vedere nuove idee politiche, economiche, sociali, di relazione, di come potrebbe andare il mondo, e capire ora, come necessità, come dire, importantissima, quello di creare la grande, la living scultura. Cioè, voglio dire, tutte le volte che noi pensiamo al futuro del mondo non possiamo più prescindere da queste cose. Lucrezia, dopo le attività iniziali e con l'incontro di Beuys, mette a disposizione tutte le sue energie, sue e del compagno marito Bubbi Durini. Quando parlo di energie, io parlo di una cosa semplice. Cioè, significa mettere la propria passione, il proprio lavoro, significa mettere anche le economie. E questi due signori hanno messo tutte le loro economie, con un'indipendenza, un'autonomia totale. Questa cosa è rivoluzionaria. Ora,
negli anni 80 siamo già nei riconoscimenti, però il riconoscimento, voglio dire, è importantissimo se si può continuare a svolgere un ruolo, un compito. Ci sono le più grandi operazioni di Beuys, portano il segno di questo legame profondo. Cioè, Lucrezia non è soltanto la gallerista, la mecenata, fa parte del viaggio di Beuys, così come lo è l'occhio attento e discreto di Durini. Sopra vedrete delle foto che raccontano questi 15 anni principalmente di Beuys nel mondo, e ogni volta che guardo quelle immagini penso anche, no, allo stare a punta di piedi, cioè ad un'attenzione delicata però profondissima. Credo che Lucrezia di Domizio sia stata in Europa una delle donne più importanti nella cultura. Il lavoro che sta svolgendo da tantissimi anni a promulgare, a dare a noi anche nuove opportunità, è la dimensione, come dire, straordinaria di lavoro, ed è la dimensione straordinaria del connubio artista-operatore culturale. In questi due giorni che stavamo lavorando pensavo alla grande fortuna di questo incontro, ma anche alla grande fortuna di Joseph Beuys, di incontrare delle persone del genere. Per un artista incontrare mecenati, intellettuali, interlocutori, perché no, finanziatori, totali, perché di questa cosa stiamo pensando. Credo che sia la manna dal cielo, la congiunzione astrale più giusta. Io non voglio elencare tutti i riconoscimenti che Lucrezia di Domizio Durini ha ricevuto nel mondo, se ci potremmo fermare a Langer nel periodo di Mitterrand presidente, al nostro stesso Ciampi che sente, no, il dovere di assegnare, anche a questa piccola cosa che stiamo facendo ora, perché il concetto di poter continuamente predisporre, seminare nuovi semi, nuove opportunità per l'umanità è indispensabile nel pensiero poesiano. E questo la baronessa lo fa ogni mattina, ogni giorno, ogni notte, presumo. Si sveglia con la tensione dell'arte e va a dormire con la tensione e l'amore dell'arte. Questo è un dono, un privilegio, sì, però è anche una cosa che accade quando si lavora tantissimo, si ama tantissimo, ci si dedica tantissimo, no? È in una maniera, come dire, totalmente indipendente, in una maniera anche critica sulle cose. Lucrezia non ha peli sulla lingua, se pensa delle cose le dice. Lei ha dato tutto e credo che l'arte sia la sua vita anche. Se possiamo riflettere su una questione un po' che dovrebbe riguardare tutti gli uomini, forse anche questo fa parte del pensiero poissiano, è che la vita va spesa nel miglior dei modi. Voce! La vita va spesa nel miglior dei modi. Qui ne abbiamo un esempio, però è anche un invito a tutti noi. Cioè, l'idea di poter mettere la nostra intelligenza, la nostra creatività, il nostro lavoro, il nostro impegno, la nostra eticità possibilmente, che è una parola un po' in disuso in questi tempi, e rimetterla al centro del mondo come vita quotidiana, veramente come a modellare nuove speranze anche in questo pianeta. Beuys lo fa nel suo lavoro, Lucrezia ora è qui con noi a testimoniarlo ancora. Grazie.
cosa l'avevo fatta pensando allo sguardo lungo. Nell'ultimo libro della baronessa c'è una testimonianza di Zeman e io ve la voglio, se mi permette, ridare. Cara Lucrezia, l'ipogeo che con passione hai costruito nella piantagione Paradise di Boris Apollognano è incomprensibile in questo momento storico, direi anacronistico di fronte alle megagalattiche architetture odierne. Fra 50 anni si comprenderà il significato del luogo della natura. Grazie. Parliamo di Joseph Beuys. Giorgio D'Orazio, giornalista e in questo momento anche collaboratore con la baronessa, leggerà la Lectio Magistralis. Si dice così in queste occasioni. A voce così o volete il microfono? Il microfono? Il microfono? Quello della TV. Adesso me lo passi il presidente. Allora, quanti sono 5 anni i corsi dell'Accademia di Belle Arti? 3 più 2. Allora, benissimo. Io sto concludendo la mia Accademia con Lucrezia De Domizio Turini. Dal 2013 mi fa lezione e devo dire che è stata estremamente formativa, lo è ancora e lo sarà per sempre per me. Quindi un grazie particolare, perché se mi è stato possibile fare un grande salto nell'arte contemporanea è grazie alla baronessa Turini. Il mio applauso. Leggerò adesso la Lectio Magistralis di Lucrezia De Domizio Turini, sono parole sue ed è un concentrato del pensiero di Beuys filtrato alla luce di quello che un'operatrice culturale come lei ha vissuto e ha pensato stando a stretto contatto nel lavoro con un maestro come Beuys. L'installazione che andremo ad inaugurare più tardi all'ultimo piano dell'Accademia, donata dalla baronessa Turini, che già le stimmo negli spazi dell'Eremo di Santo Spirito a Maiella a Rocca Morice, in occasione della seconda edizione di Eremi Arte, è un sunto visuale di tutto quello che ha fatto Beuys negli ultimi 15 anni della sua vita in questa grande operazione culturale, artistica, creativa che è difesa della natura. Attraverso fotografie di Bubi Turini, immagini, documenti, multipli di opere, si può ripercorrere facilmente tutto quanto il lavoro, tutta la ricerca di Beuys in Abruzzo e oltre, in tante parti del mondo, ricerca a cui hanno collaborato, oltre a Lucrezia De Domizio, anche naturalmente Bubi Turini in maniera fondamentale, in maniera pregnante, perché Bubi Turini ha fotografato tutti quanti i lavori dei più grandi artisti del secondo Novecento, ma legati naturalmente a quella cerchia culturale dell'arte internazionale a cui si è dedicata Lucrezia De Domizio, ma con Beuys è stato qualcosa di diverso. Con Beuys c'è stato un rapporto di collaborazione creativa e diretta che ha portato ad una documentazione incredibile conservata nell'archivio storico De Domizio Turini e che oggi possiamo, grazie a questa installazione, grazie a questa donazione, offrire non solo agli studenti, non solo ai docenti, ma anche agli studiosi, agli appassionati, ai cittadini che possono visitare e fruirne venendo in questa accademia. Penso che sia l'unica, anzi sono certo che è l'unica accademia ad avere un'installazione permanente sul pensiero e sull'opera di Beuys, corroborata tra l'altro da un fondo su tutte le pubblicazioni di e su Beuys che la baronessa ha ulteriormente donato. A tutti voi un altro applauso.
Lectio Magistralis di Lucrezia De Domizio Durini. Chi è Joseph Beuys? Joseph Beuys è la figura che meglio rappresenta, con la sua vita e la sua opera, l'energia centrifuga e antitradizionale che l'arte contemporanea ha prodotto negli ultimi decenni. Personaggio atipico rispetto alle correnti artistiche, invano si è cercato di inserirlo ora nel minimalismo, ora nell'arte povera, prima tra i performers, poi tra i concettuali, Beuys è riuscito a rivestire la sua stessa persona di arte e l'arte della sua persona. Questo significa molto di più della mai sopita idea di unità tra l'arte e la vita. Beuys, ponendo se stesso all'interno dell'opera d'arte, intende sottolineare il potere antropologico di tutta l'arte. Il bisogno di parlare, di comunicare, di esprimersi con qualsiasi mezzo ha trovato piena risposta nel lavoro dell'intera sua vita. Essere un artista significava per Beuys condurre un'esistenza insieme ad altri, ricercando in un rapporto di fraterna collaborazione quella elementare e profonda comprensione per ciò che avviene sulla Terra, perché ciò che avviene nel nostro mondo avviene anche dentro di noi. Joseph Beuys nacque a Krefeld, nella Germania occidentale, il 12 maggio del 1921 e morì prematuramente a Düsseldorf il 23 gennaio del 1986. Trascorse la sua infanzia a Kleve, piccola città sulla riva sinistra del Basso Reno. L'influenza che la terra d'origine esercitò sull'artista fu notevole, come le esperienze di studio e formazione, per lo più ascrivibili alle scienze naturali. Ma il giovane Beuys non trascurò anche gli altri campi della cultura. L'arte, a cui si dedicò frequentando lo studio di uno scultore di Kleve, Mockart, la letteratura e la filosofia, dal romanticismo a Kierkegaard e Nietzsche. Scoprì interessi per il folklore e la mitologia nordica, non tanto che essi fossero appoggiati dall'indottrinamento nazista, piuttosto come reazione alla sua unilaterale educazione umanistica. Ricevette impulsi rivolti alla musica, soprattutto Wagner e Satie, e negli studi la polemica tra letteratura classica e romantica ebbe per lui un'importanza particolare. La sua più grande motivazione personale era di operare nel senso della solidarietà sociale. Nel 1940, terminati gli studi al liceo di Kleve, decise di iscriversi alla facoltà di medicina, specificatamente in pediatria. Fu la guerra a mutare i suoi progetti. Venne infatti arruolato nella Luftwaffe come pilota di bombardieri picchiata. Impegnato sul fronte orientale, nel 1943 precipitò insieme al suo Stuka in una desolata pianura di Crimea durante una tormenta di neve. Una tribù di tartari lo trovò sepolto, semicongelato e gravemente ferito al capo. Fu salvato coprendolo di grasso e avvolgendolo nel feltro. Questa idea della generazione del calore attraverso i materiali della natura è un elemento ricorrente in tutta la sua opera. Terminato il conflitto, Beuys si ritrovò profondamente mutato, nel fisico e nello spirito. Fu allora che decise di fare l'artista. Nel 1947 si iscrisse alla Kunstakademie di Düsseldorf, laureandosi nel 1951, ma, come sempre, non limitò i suoi orizzonti di ricerca al ristretto ambito artistico. Fu in questo periodo che Beuys si avvicinò profondamente al pensiero di Rudolf Steiner, il fondatore dell'antroposofia, a cui si sarebbe costantemente ispirato in futuro. Nel 1961 venne incaricato dalla cattedra di scultura monumentale all'Accademia di Düsseldorf. Strinse nei primi anni 70 un rapporto di intesa con il gruppo Fluxus, con cui condivise l'idea dell'arte come strumento di coscienza. Quindi l'arte è dappertutto ed è per tutti. In parallelo cominciò l'attività espositiva in proprio, presentando azioni, lavori di scultura e disegni. Nella seconda metà degli anni 60, l'artista si avvicinò agli aspetti più spiccatamente sociali e politici prodotti dalla cultura del tempo. Ricorderemo i più salienti. Nel 1967 fondò il Partito Studentesco. Nel 1971 l'Organizzazione per la Democrazia Diretta attraverso il referendum. E nel 1974, insieme ad Heinrich Boll, diede vita alla Free International University. A quest'ultimo passo fu, in un certo senso, forzato, in seguito al suo licenziamento dall'Accademia nel 1972. Beuys, infatti, aveva causato difficoltà al direttore prima e poi al ministro delle Finanze, impuntandosi sulla questione di voler accettare nel proprio corso gli studenti respinti agli esami di ammissione. La sua non era una generica promozione di ordine lassista, bensì una ferma decisione di rivedere i criteri di ammissione scolastica superiore. L'università non è per chi è già in grado di fare, ma per chi vuole riuscire e non possiede ancora gli strumenti specifici. Sempre all'interno della FIU, Free International University, tra la fine degli anni 70 e inizio anni 80, Beuys si è interessato al nascente movimento dei Verdi,
presentandosi come forza transpartitica e non ideologizzata. Poi il movimento, trasformatosi in partito, avrebbe perso la qualità della spontanea e autonoma aggregazione sociale e ben presto Beuys ha ritirato la sua adesione. Joseph Beuys era innanzitutto un uomo che amava gli uomini e la natura in cui gli uomini vivono. Non ha inventato nessun metodo, ma ha dedicato con generosa umanità l'intera sua vita alla ricerca del miglioramento dei metodi esistenti. La crisi dell'uomo contemporaneo, la perdita di identità, sono le motivazioni essenziali che hanno impegnato tutta la vita dell'uomo e dell'artista Joseph Beuys. Egli ricercava attraverso la realtà una via di accesso alla verità, che non è nel trovarla nell'arbitraria invenzione del sistema in cui viviamo, ma esiste già nel mondo. L'uomo non deve fare altro che riscoprirla attraverso se stesso e nella natura. L'uomo e la natura, con l'animo riconciliato, costruiranno un mondo vero. E questo è il concetto del pensiero poesiano. Beuys ha posto l'uomo al centro della sua ricerca artistica, l'uomo e l'energia creativa dell'uomo. Per comprendere quindi l'opera di Beuys e poterne dare un giudizio, è assolutamente necessario non limitarla in chiave formale, ma considerarla profondamente nella sua totalità, analizzando la complessità delle sue articolazioni, gli aspetti di attenzione per il sociale e per tutte le sue implicazioni, in modo da comprendere la vera motivazione del suo agire e la finalità della sua arte. La creatività è per Beuys strettamente legata alla natura di tutti gli uomini e da essa non può inoltre essere disgiunta in alcun modo una profonda connotazione di libertà. Ogni uomo è un artista, dice Beuys. Questo slogan viene spesso mal interpretato. Beuys non vuole affermare che ogni uomo è pittore. Il riferimento è alla qualità di cui ogni persona può avvalersi nell'esercizio di una professione o mestiere, qualunque esso sia. Beuys esprimeva questo concetto nel totale rispetto della creatività umana e nelle attività fondate. In tutto questo ritroviamo la concretizzazione delle sue idee. Il raggiungimento della libertà per l'uomo, per una nazione, per il mondo intero, deve procedere di pari passo con il raggiungimento della non violenza. La rivoluzione è dentro di noi, nelle nostre idee risiede l'unica rivoluzione possibile. La rivoluzione siamo noi è il secondo slogan del maestro tedesco. Solo nel nostro comportamento e nella comprensione vi è evoluzione. Beuys con la sua parola scolpiva, con il suo fare insegnava. Non esiste utopia per il maestro tedesco, perché Beuys esercitava quella famosa utopia concreta, comprensibile e accettata solo da coloro i quali sentono la necessità di rievocare una diversa modalità del sentire, del percepire, del conoscere e dell'agire. La scultura sociale di Beuys è intesa come un processo permanente di continuo divenire dei legami ecologici, politici, economici, storici e culturali che determinano l'apparato sociale. Solamente attraverso la living culture è possibile scardinare il miserabile sistema in cui l'uomo contemporaneo è incappato. Una solidale collaborazione fatta da uomini liberi di differenti razze, origini, religioni, ceti sociali, politici, culturali ed economici. In tutta l'opera di Beuys vi è una forte connotazione simbolica, che in parte va a riunirsi all'interesse scientifico in senso sperimentale e in parte confluisce nella zona intuitiva e creativa dell'uomo. Basterebbe soffermarsi sul suo abbigliamento: il cappello, segno sapienziale iniziatico, il giubbotto da pescatore di anime che rimanda alla figura dello sciamano o del Cristo, il frammento di lepre sul petto, similitudine che fissa il principio del movimento e della metempsicosi, i jeans, segno della rivoluzione dei costumi, gli scarponi, sintomo di dinamicità del viandante. In questo senso simbolico i materiali poesiani rivestono una gamma assai varia. Ho definito Joseph Beuys il più emblematico scultore del XX secolo. Scultore di forme, scultore di anime. Per le sculture formali, Beuys ha usato tutti quei materiali che chiamo visibili e che metaforicamente indicano energia, calore, rame, feltro, grasso, vino. Mentre per realizzare la sua scultura sociale si è servito di materiali invisibili, parole, gesti, intuizioni, odori, rumori, suoni, comportamento, persino la mitologia della sua stessa persona, affinché si attuasse un processo di solidale collaborazione tra differenti uomini e sempre nel rispetto della libertà e della creatività. Si potrà quindi comprendere che i materiali usati per le sue opere, azioni e discussioni non hanno alcuna relazione con quelli adoperati dall'arte povera o dai minimalisti americani. Essi oltrepassano il puro processo rappresentativo e interpretano il flusso dell'energia umana nel senso naturale e primitivo, il flusso della vita e della morte, dell'uomo e della socialità nell'arte. Si comprende quindi come l'arte per Beuys fosse tutt'uno con la vita.
Questo significa arte antropologica. Questo concetto divide la nuova arte da quella tradizionale, divide il passato dal presente. Beuys toccò anche nella sua arte tutte le problematiche dell'economia innestate sulle tematiche sociali e culturali della vita. Il suo terzo slogan, infatti, è Kunst uguale Capital e si rivolge alla cultura quale primario capitale della società. La prima grande economia nasce dalla capacità dell'uomo, per Beuys. Il maestro tedesco è stato il precursore attivo di tutte quelle problematiche ambientali, economiche, politiche, umanitarie, culturali che dilaniano tutti gli uomini che abitano il pianeta Terra. Difesa della natura è l'ultimo grande capolavoro di Beuys, il suo quarto slogan, un unicum fenomenologico nell'arte mondiale, una colossale operazione svolta in Italia negli ultimi 15 anni della sua vita, in cui l'artista ha sedimentato un ricco percorso operativo e spirituale con la mia costante collaborazione e con l'obiettivo magico di Budi Durini, un contesto nel quale il senza limite gioca un ruolo primario di indagine tra espansione di pensiero ed energia umana. Il rapporto con la natura è sempre stato un tema costante in Beuys. Un lavoro che iniziò con archetipi disegni nei suoi primi anni di artista e riprese in Italia negli ultimi anni della sua vita in difesa dell'uomo e a salvaguardia della natura. È in Italia che il suo concetto di utopia concreta si realizza attraverso la triade delle piantagioni, Seychelles, Bolognano, Kassel, in Utopia della Terra. La difesa della natura di Beuys non va intesa infatti solamente sotto un aspetto ecologico, ma va letta principalmente in senso antropologico. Difesa dell'uomo, della creatività, dei valori umani, temi attuali ovunque, in tutto il pianeta Terra. In questi anni, dopo la scomparsa del maestro tedesco, molto è stato scritto intorno al suo lavoro e della sua vita. In numerosi paesi e in diverse lingue, ma poco, troppo poco e forse deliberatamente, si è detto degli importanti segnali che Beuys nei suoi ultimi 15 anni di vita, ha lasciato in Italia e specificatamente in Abruzzo, trasferendosi in molti paesi del mondo. Dal 1971 fino a pochi giorni dalla sua morte, la sua presenza in Italia è stata costante più che in qualsiasi paese del mondo. Joseph Beuys in Abruzzo trovò l'humus fertile per spandere il suo credo fatto di amore e di fraterna collaborazione tra uomini liberi e creativi. Sono state tre le importanti discussioni pubbliche avvenute tra Pescara e Bolognano. Incontro con Beuys nel 1974, Istituto per la rinascita dell'agricoltura nel 1978, in cui si presentò per la prima volta in Italia la Free International University con la pubblicazione in lingua italiana del libretto rosso Azione Terza Via. La terza discussione è la conclusione di 9 anni di intenso lavoro intorno all'operazione difesa della natura, 1984, iniziato con la natura biologica del 75 e ancora in corso. Da questo contesto nacquero altri lavori, come Grassello, il Clavicembalo, Guggenheim Museum, Vino e Olio Fiu, Auto Fiu, Piantagione Coco de Mer e Coconut Seychelles, Piantagione Paradise Bolognano, Olive Stone, Ombelico di Venere. Due lavori rimasero incompiuti a causa della scomparsa del maestro, Svecciatoio per la fame nel mondo e Operazione Elicottero. Beuys a Bolognano aveva un emblematico studio. La sua piantagione, che chiamò Paradise, un progetto di 7.000 alberi differenti in via di estinzione, è tuttora attivo. È da ricordare inoltre il 13 maggio del 1984, giorno della famosa discussione difesa della natura, quando gli fu consegnata la cittadinanza onoraria di Bolognano e mise a dimora di fronte al suo studio la prima quercia italiana, prototipo delle 7.000 Eichen di Kassel. Ma la reale operazione difesa della natura di Beuys, per quanto mi riguarda, è iniziata dopo la scomparsa del maestro. L'operazione difesa della natura è divenuta per me una missione vitale rivolta all'espansione e alla comprensione del pensiero poesiano che tento di portare in molti paesi del mondo. Lucrezia De Domizio Durini. Di essere qui.
Non voglio parlare di me, perché tanto ci sono libri, eccetera. Voglio ringraziare di essere nell'Accademia. Io sono qui perché un vostro professore, un artista, Enzo De Leonibus, per 10 anni e forse anche più, ha tentato di fare una mostra del grande maestro Joseph Beuys. Non ci sono state le circostanze e finalmente con il dottor Giorgio D'Orazio, al quale da 3 anni ho passato la fiaccola, perché ritengo che bisogna avere coraggio quando si è raggiunto un obiettivo di cedere e continuare a collaborare. Allora, perché ho donato un'installazione, che è la stessa installazione che il professor De Leonibus e il professor D'Orazio hanno fatto negli eremi, nei pressi di Pescara? E ho lavorato per 50 anni come base bolognano. E qui presente un sindaco di Bolognano che per 10 anni ha conosciuto Beuys, ha conosciuto tutti gli artisti dell'arte concettuale, dell'arte povera e anche i concettuali oggi della transavanguardia, ha permesso di dare a Bolognano la cittadinanza onoraria a Beuys. Questo sindaco o ex sindaco ha seguito i miei lavori in molti paesi del mondo, prendendosi il treno di notte e venire. A questo sindaco, ex sindaco, Claudio Sarmento, voglio dare un applauso. Le persone che sono qui vivono nell'oasi, perché siamo senza alcune persone che avrebbero dovuto avere l'onore di essere qui. Io ho, come tutti sapete, non vi è accademia d'Italia che in questi 50 anni non ho fatto stage, da Milano a Palermo, da Napoli a Cagliari, da Bari a Lecce, ragazzi che hanno fatto le tesi, venuti da oltre paesi. Questa è la prima volta nella mia carriera che mi trovo in un'accademia che ritengo che sia un'oasi esoterica di umanità. In questa piccola accademia ho trovato tanta umanità.
dal presidente, che ieri sera mi parlava come una persona normale, dal direttore, da tutti i professori, ma anche dagli studenti che mi hanno aiutato, ai quali ringrazio umilmente. Marco, Simone, Andrea e tanti altri. Dove c'è un sapore di collaborazione, un sapore di pace, di serenità, di solidarietà libera. L'Abruzzo è stato cattivo, l'Italia è stata cattiva con la cultura. Con Joseph Beuys. Ma questa giornata, questi sentimenti, queste emozioni, questa accademia mi risolleva. Era un dovere etico lasciare un segnale di uno dei più grandi emblematici personaggi della storia dell'arte mondiale. Sto partendo per un top secret progetto perché mi hanno chiamato a New York. Non era possibile per una questione etica, culturale, non lasciare un segnale in un'accademia. Perché voi, ragazzi, siete il futuro dell'umanità. Io sono molto vicino a voi giovani, anche se ho 82 anni, perché le persone della mia generazione hanno il loro status quo, con un presidente, con un direttore, con tutti, alzatevi in piedi voi che siete i professori, perché voi siete coloro che danno, che trasmettono, che fanno da transustanziazione. Sono onorata di essere qui e mi fa molto piacere che quelli che sono in questa stanza non hanno niente a che fare con la politica, con il business. Ci sono artisti che stimo tanto e con i quali lavoro. C'è un presidente, un direttore di un'associazione, Agave, con i quali stiamo facendo un grande lavoro. Perché i diversi siamo noi che siamo qui, in questo posto sacro della cultura. Io ringrazio il presidente, il direttore che sa coagulare gli studenti e i professori e sa dare quell'aria di umiltà, ma anche di autorità. Ringrazio la fiaccola che ho donato di tutto il mio lavoro e della mia vita a professor D'Orazio. E per il professor artista Enzo De Leonibus, perché senza di lui oggi noi tutti
non sarei mai. Con una frase che vorrei restasse nei vostri cuori. Finché ci sarà una sola pianta e un solo uomo sul pianeta Terra, vivrà l'arte regale di Joseph Beuys e di tutti quegli uomini, artisti e uomini semplici o grandi uomini, saranno a servizio per una società migliore e disegneranno le vette del grande paesaggio dell'universo. Grazie.